Educato, ci vediamo qua davanti, ci vediamo. Sì. CREA è l'acronimo di Centro Recupero Eccedenze Alimentari. Qualsiasi tipo di cosa inutile che ci possa essere, noi abbiamo sempre cercato di farla diventare un valore e fare qualcosa per mandare avanti le nostre case, le nostre comunità. Ad esempio con i vestiti, la distribuzione dei vestiti, attività storica in cui noi raccogliamo vestiti, coperte, casalinghi, oggettistica e la usiamo sia per le nostre case che poi in servizi aperti a chi in città ha bisogno, quindi tutta la fascia dei poveri, che poi tra l'altro le nuove povertà, come sappiamo, sono molte più vicine a noi di come possiamo immaginarci, ecco. Certo. Poi un giorno viene il professor Segre dell'Università di Bologna, che ha fondato la spin-off Last Minute Market, a presentare un suo libro in cui racconta questa esperienza di Bologna, di questa rete, di questa sorta di sistema di logistica a chilometro zero e anche a tempo zero, direi, per raccogliere le eccedenze alimentari della piccola, media, grande distribuzione della città e una loro redistribuzione, soprattutto alle associazioni che lavorano nel tema della povertà. Un'esperienza tra l'altro che ha anche fatto significativa a livello europeo, che si è permessa anche da una cosa che stranamente ci pone come i paesi Italia all'avanguardia, che è la legge del buon samaritano, che prevede proprio, sia incredibile, in qualche cosa sappiamo anche essere all'avanguardia, però abbiamo questa legge che permette alle onlus di fare questa attività e permette anche ai negozianti di scaricare l'IVA su quello che ci dona, quindi è una cosa che ha più valenza sociale, ambientale, perché comunque si riduce l'impatto dei rifiuti, e anche economica per l'azienda. Avrei detto, ma anche noi, lo vogliamo fare anche noi. E abbiamo cominciato a ragionare su come poteva essere fatto e ora questa è una parte di questo progetto, solo una parte però, perché poi c'è tutta l'area, stiamo facendo tutta la sensibilizzazione ai supermercati, ai CIV, per poter cominciare a raccogliere anche le loro eccedenze alimentari. Parla di milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, si parla di percentuali di carne altissime, ad esempio tipo il 10% della carne prodotta, cioè una quantità significativa della produzione finisce in discarica. E la gente muore di fame. Io capisco che ci sono delle leggi di sanità, di roba del genere, ma se la gente muore di fame, che la gente si vede il mondo com'è ora. Devo dire che tutte le persone che abbiamo contattato sono dimostrate molto sensibili e interessate al progetto. Abbiamo avuto subito la collaborazione del municipio 5 Valpolcevera, che ci ha un po' coordinato ci ha servito per interfacciarci a tutti i soggetti del territorio, soprattutto i CIV, quello di Bolzaneto, che ci ha aiutato tantissimo, i mercati generali dove stiamo andando adesso, quindi direi che c'è la sensibilità bene, al tema e la disponibilità a contribuire. I mercati generali chiaramente abbiamo dovuto ottenere un permesso ufficiale per entrare, perché non è così semplice entrare, soprattutto in questo tipo di attività, dove paradossalmente molti hanno giustamente paura di avere dei problemi con la legge a donare. Sì, sì. Io mi ricordo che quando abbiamo attivato l'unità di strada, una cosa che ci aveva proprio sconvolto, cercavamo cartoni per poter fare dei ricoveri, delle tende, no? Sì. Per i senza tetto, su un'idea che ci aveva proposto un amico di un'associazione che si chiama Io Ricreo. Sì. Quando abbiamo cominciato a cercare il cartone, abbiamo scoperto che il cartone, essendo considerato rifiuto, essendo smaltito attraverso formulari molto precisi, noi non potevamo raccoglierlo, non potevano donarci il cartone delle lavatrici, perché era considerato un rifiuto pericoloso con procedure di smaltimento specifiche, e noi siamo rimasti così. Con i computer, ad esempio, che hanno la stessa procedura, non possono donarmeli in quanto rifiuti elettronici, sì, RAI, sì, tra l'altro, sì, quindi inquinano, pieni, sì, di veleni, sì, sì, costosissimi, però noi li rigeneriamo, non li buttiamo via. Allora praticamente ce li vendono con delle fatture forfettarie. Allora io svuoto un magazzino, sì, prendo 100 computer, mi fanno una fattura a 10 euro, io li ho comprati, li ho pagati e sono a posto. Ma l'obiettivo è quello, come prima, di aprire in qualche modo all'utenza, per dirla, sì, con questi termini. E quello che succederà, spero a breve, entro un mese, è che
ci verrà dato modo di fare la selezione degli ortaggi che raccogliamo in una parte del mercato rionale di Bolzaneto. Noi faremo questa selezione e tutto quello che recupereremo attiveremo un servizio di distribuzione per gli utenti del distretto sociale, ex distretto sociale, che ora si chiama ambito territoriale sociale della Valpolcevera, che segue tantissimi casi di famiglie in stato di bisogno e povertà, ma che non ha strumenti da fornirgli, perché sappiamo com'è l'impoverimento dei servizi sociali e dell'intervento pubblico. Quindi è ancora un passo ulteriore, un valore ulteriore che aggiungiamo a questa attività. Vabbè, andiamo dentro, dai, andiamo dentro. Tutti? Sì, tutti, tutti. Quello che dice... andare. Noi cominciamo, siamo del CREA. Adesso cerchiamo di farci conoscere per poi contare che il grosso del lavoro lo faremo poi primavera estate. Pere, tutte pere. Una di quelle buone. Possiamo, vero? Sì. Penso che la gente prenda sempre più coscienza del fatto che lo spreco non va per niente, non è considerato in un mondo civile e spero che la pensano così, quindi l'effetto si è visto, devono vedere che non c'è più nessuno e poi ovviamente aiutano. C'è coscienza sull'essere umano, quindi non solo a noi, anche a gente normale che ho visto, le suore di poco fa. Cioè io ho visto una signora che ha tartassato per gli sconti, poi all'ultimo ho detto vai, quindi in questo senso è bello, molto bello. Poi, Marellino! Ce l'ha? Marellino, chi ce l'ha? È bello frato che mi ha regalato uno, è troppo bravo. Una troppo buona, guarda, non mangio una. Non pensa a cose. Visti, dai, facciamo un impatto. Sì, questa roba. Lo scambio delle suore, che catturiamo le suore, ci cambiamo i prodotti, diamo due cacche all'oro, diamo limoni, barattiamo l'eccedenza, noi barattiamo tutto. Questa invece è proprio la regalata che sono quelli che vende. Rompola, dammi un po' di tomate. Due. Roncola. Fricolone. Messo! Anna!